diversi anni. Essendo molto autocritico, non mi ero mai poi adoperato fino al punto da scriverlo. I fatti sia politici che giudiziari recenti, costringevano quasi a farne un instant book, perché i fatti si sviluppano in una maniera così veloce che non riesci neanche a racchiuderli in un libro e a provare a stamparlo. No, i ragazzi della casa editrice di Spazio Creativo, che è una piccola casa editrice ma molto, molto innovativa, mi hanno spinto e sollecitato a scriverlo, a raccogliere questi episodi. Ne conosci tanti, sono inediti, raccontiamoli, meritano di essere raccontati. E poi è chiaro che un po' la scintilla sono stati Casi, Lusi e Fiorito. Mi sono chiesto, vuoi vedere che noi abbiamo tutti i primati negativi e ci devono superare Lazio, Lombardia o addirittura il Trentino Alto Adige, perché c'è stata un'inchiesta anche in Trentino, il Molise che in proporzione forse ha fatto più scandalo delle altre perché è molto piccola, quindi in proporzione ha gestito molto più risorse. No, io colgo assolutamente il tuo invito a non fare tutto in erba un fascio, a non alimentare l'antipolitica. Ne sarei per principio contro. Il punto è che, conoscendo anche coloro, diciamo, che fanno parte di Sant'Anna dello Sgabello, come dire, fanno di tutto per alimentare l'antipolitica, con alcune eccezioni, per carità, entrando nel merito, però forse ho raccontato un quinto di quello che so io, di quello che sappiamo. Io dico sempre che le migliori notizie sono quelle che non si possono scrivere. Non si possono scrivere, ahimè, in molti casi per le querele, perché diventa una minaccia, diventa un rischio altissimo, e se non hai un editore forte alle spalle non ti puoi permettere. Sono stato condannato per una piccolissima notizia, sono stato condannato insieme alla Mondadori da un noto onorevole. Quindi io adesso, se avessi scritto il caso del libro, dice tra il vero e il verosimile, effettivamente è tra il vero e il verosimile, se avessi scritto altri nomi mi sarebbe caduto probabilmente altre 4-5 querele che non mi posso permettere. Quello che dico è però, e anche in questo colgo il tuo invito, il tuo appello, è ognuno si riappropriasse il proprio ruolo. Forse una parte del giornalismo è troppo contigua alla politica, lo devi essere perché devi frequentare il palazzo, devi raccontare, hai bisogno delle fonti, hai bisogno di chi te le racconti, di chi ti dia l'imbeccata giusta. Io nel mio piccolo provo ad appropriarmi del mio ruolo, cioè quello di provare a essere vigile, di stare allerta, di non fermarsi al comunicato stampa, alla semplice dichiarazione, e provare a dare in questo modo una chiave di lettura al cittadino lettore, per riuscire a svelare qualche meccanismo in più. Ecco il motivo per cui il libro si compone di una parte di episodi, storie simpatiche, carine, anche private e personali, e di interviste ad ex assessori o comunque dirigenti che hanno occupato posti di potere importanti, magari non esattamente in prima linea, ma forse proprio per questo più importanti di altri. Provare tramite appunto un'intervista e quindi una metodologia un po' più approfondita rispetto al fattarello in sé, che cosa è accaduto in questi anni e che cosa è ancora irrisolto, che cosa abbiamo ancora di irrisolto davanti a noi. Allora, diciamo, partendo da